Luigi De Magistris, non possiamo arretrare. Tra l'altro adesso pubblicità mi stava dicendo Margelletti che molte delle cose che fa Putin, poi ce lo spiegherà meglio, sono legate al fatto di voler sondare fin dove può arrivare prima che noi, come NATO, abbiamo una vera reazione. E De Magistris lei scrive invece che l'idea di affarruolare soldati, di aumentare i costi della guerra, di passare al 2% con le somme di bilancio per le armi, è tutto un errore, perché invece bisognerebbe inviare e arruolare corpi civili di pace e dare soldi per lavoro, ambiente, famiglie, poveri e accoglienza. Maledetta la guerra, fuori l'Italia dalla guerra, questo è il suo post. Però tutti i grandi esperti, io davanti a me, Margelletti, che è uno di loro, ci dicono che questa guerra ci riguarda, non possiamo tirarci indietro, perché se noi smettiamo di occuparci, lei si occuperà di noi in futuro. Questo è un po' il tema, no? Ma voglio esprimere con chiarezza il pensiero, rispettando ovviamente quello degli altri. La guerra è orribile. La guerra è un crimine, questa guerra è contro il diritto internazionale. Il Papa oggi ha usato parole profondissime, ha parlato di fratelli assassini di altri fratelli, quindi su questo voglio essere netto. Però credo che in questo momento armare e alzare l'escalation anche del linguaggio diplomatico ci porta sul filo della terza guerra mondiale. Io credo che invece ci sta la strada di un compromesso, che non possiamo aspettare che sia Putin che faccia un passo indietro, perché se si arriva a quel livello di aggressività lui non andrà indietro, io su questo non ci credo. Penso che invece l'idea di un paese neutrale, con la garanzia dei paesi del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e dell'Unione Europea, denuclearizzato, dando autonomia alle popolazioni russe, non sia una resa, anzi possa essere l'inizio di una nuova Europa, in cui anche la NATO rivede i suoi obiettivi, di un'Europa unita. E non credo che quel linguaggio di Biden di ieri, che può essere condivisibile o non condivisibile, ma è un linguaggio che non porta al compromesso. Quindi io credo, e chiudo, che armare un paese dove, se io fossi ucraino, quindi dice lei che i toni che si alzano di Biden ci portano verso la guerra e non verso un negoziato. Io credo che ieri c'erano delle parole importanti, da una parte e dall'altra mi sembra che si stava arrivando a dei punti di maggiore contatto. Se ogni volta che arriviamo a un punto di avvicinamento si alza il livello di scontro anche verbale, io credo che dobbiamo essere consapevoli. Oggi Lavrov ha detto che considera obiettivo militare qualsiasi convoglio che portarmi in Ucraina. L'ho visto. Io non sono ovviamente un generale, però mi sembra che sono frasi inequivocabili. Allora credo che noi che siamo vicini al popolo ucraino, ma abbiamo il dovere di essere lucidi. Oggi dobbiamo spingere per quel compromesso. Allora, voglio sentire su questo tutti voi, perché